Allora, ma che cos'è questo concordato preventivo delle partite IVA forfettare di cui si sta parlando tantissimo in questi giorni e che, attenzione, è una delle novità, se non la novità più importante a livello fiscale del 2024 per il mondo delle partite IVA. Quindi se sei una partita IVA, se sei in regime forfettario, fermati a guardare questo video perché cercherò di farti capire con parole semplici innanzitutto di che cosa si tratta, quindi che cos'è questo concordato preventivo, questo accordo preventivo che si può fare col fisco. Ho visto titoli di giornali, tasse bloccate fino al 2026, redditi bloccati, accordo preventivo col fisco, quindi cerchiamo di fare il punto della situazione di che cosa vuol dire in concreto per te se hai una partita IVA questo concordato. Poi vi spiegherò quali sono le date importanti di questo concordato, quindi nel 2024 a quali date, se hai una partita IVA forfettaria, devi stare attenta per aderire o non aderire, comunque scegliere che cosa fare con questo concordato preventivo. Ecco, vi spiegherò bene quali sono le date importanti da conoscere e poi cercheremo di capire anche, importantissimo, forse la cosa più utile, quando realmente, sulla base delle informazioni che abbiamo a disposizione oggi, conviene aderire a questo concordato preventivo e quando invece conviene rifiutare la proposta dell'Agenzia delle Entrate e andare avanti. E attenzione, vedremo che cosa succede nei momenti in cui si percorre questa strada, in modo da darvi una serie di informazioni utili a prendere le decisioni. Come sempre cercherò di spiegarvi tutto con parole semplici. Questo è un video dedicato a chi ha la partita IVA forfettaria, a chi è imprenditore, a chi è un professionista e ha aperto o ha la partita IVA forfettaria da qualche tempo. Prima di partire, come al solito, mi presento, mi chiamo Massimiliano Allievi, sono un dottore commercialista e per tutti i dubbi, per tutte le domande sul concordato, sul mondo della partita IVA, puoi scriverci qua nei commenti oppure alla nostra mail di studio se ti serve una consulenza specifica, info@studioallievi.com. Detto questo, partiamo subito con la prima informazione importante che deve entrarti in testa nel momento in cui sei una partita IVA. Il concordato preventivo è assolutamente una cosa da valutare, quindi se il commercialista ti ha detto ma sì, c'è questa novità e tu hai pensato ma sì, sono le solite cose burocratiche, chi se ne frega, io ho altro a cui pensare, no, attenzione, cambia idea, perché il concordato preventivo è una novità assoluta, ma potrebbe in alcuni casi essere un enorme vantaggio per te da un punto di vista economico. Al contrario, se non viene gestita bene la cosa, può essere un bagno di sangue, quindi un qualcosa di profondamente negativo per te. Quindi anche se non ti piacciono gli aspetti fiscali, anche se l'argomento tasse dici no, guarda, di questo ci pensa solo il commercialista, fidati di me, devi in un minimo entrare nelle informazioni importanti da sapere su questo concordato preventivo. E quindi che cos'è sostanzialmente questo concordato preventivo? Un accordo preventivo col fisco che, nel caso del regime forfettario, fissa le tasse da pagare per un anno, per il 2024. Per tutte le altre partite IVA invece le fissa per 2 anni, quindi si tratta di un concordato, di un accordo con il fisco di 2 anni, 2024 e 2025. Al momento, quando sto registrando questo video, siamo nella ultima parte di febbraio, abbiamo tutta una serie di informazioni, probabilmente ci saranno dei chiarimenti più avanti, ma a oggi sappiamo che per i forfettari vale per un anno questo accordo col fisco, per invece le altre tipologie di partita IVA vale per un biennio, 2 anni. E come avviene questo accordo? Anzi, prima di tutto, perché c'è questo accordo? Beh, l'idea del governo, l'idea del Parlamento è quella di dire, anziché far fare la dichiarazione dei redditi alle persone, inserire tutti i dati e poi controllare, cosa che è molto onerosa per l'Agenzia delle Entrate, sono uscite delle statistiche secondo cui solo il 5% delle partite IVA riesce ad essere controllata, perché servirebbero delle risorse in termini di personale dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza infinito per poter controllare tutti gli anni. Ecco, sostanzialmente per andare a combattere l'evasione ed evitare questi controlli a posteriori, che cosa si dice? Ok, cerchiamo di fare un accordo preventivo, quindi prima della fine dell'anno o prima della fine del biennio, quindi in corso rispetto all'andamento del biennio, tra fisco e contribuente. Quindi uno dice, ok, io, Agenzia delle Entrate, da come si è capito in questo momento, sono in possesso di tutta una serie di informazioni fiscali, le fatture che hai emesso negli ultimi anni, le dichiarazioni dei redditi, insomma tutta una serie di dati relativi alla tua attività. Quindi mettendo tutti questi dati in un calderone, in un cervellone, chiamatelo come volete,
ti faccio, partita IVA, una proposta in anticipo. Quindi prima che tu mi presenti la dichiarazione dei redditi del 2024, tant'è che si farà in questi mesi il concordato preventivo. Quindi sulla base dei dati del passato e anche, sembra di capire, sulla base di tutta una serie di previsioni da qui in avanti di come potrebbero andare le cose, ti faccio una proposta di reddito che tu poi puoi avere, secondo statisticamente dei dati che io ho a disposizione, quest'anno, nel caso dei forfettari, e una proposta relativa alle relative imposte da dover pagare, sempre 5 o 15% a seconda della tipologia di regime forfettario in cui ti trovi. Quindi sostanzialmente con questi dati, dal 15 di giugno, prima data importantissima, segnatela, 15 di giugno, se stai guardando questo video prima del 15 di giugno, attenzione a prepararti a questa data, perché da quel momento in poi ci sarà a disposizione il software dell'Agenzia delle Entrate in cui verranno elaborati tutti questi dati e di conseguenza la proposta. Se stai guardando invece questo video dopo il 15 di giugno, attenzione, che vuol dire che sei nel periodo, secondo me, caldissimo, oltre che di temperatura, ma caldissimo per prendere una decisione, accettare o meno questa proposta. E adesso vedremo le considerazioni da fare. Però attenzione a questo, 15 di giugno, la prima data importantissima. E sostanzialmente che cosa succede? Che il fisco, sulla base di tutti questi dati che abbiamo detto, vi farà una proposta, vi dice: ok, per il 2024 il tuo reddito che io ti propongo di essere soggetto a tassazione è 50.000 euro, facciamo un esempio, e tu nel momento in cui accetterai questa proposta del fisco, 50.000 euro di reddito e quindi di conseguenza tot 1.000 euro di imposte, nel momento in cui accetterai la proposta, beh, quelle sono le tasse che tu andrai a pagare per il 2024, qualunque sia, attenzione, da quello che sembra, qualunque sia poi la tua situazione reale, sia in positivo sia in negativo. Quindi tu potrai andare meglio di questi 50.000 euro che sono stati previsti, allora bene per te, perché sostanzialmente per la parte in più saranno soldi incassati gratis, quindi senza tasse, senza imposte da pagare. Però attenzione, dall'altra parte, se farai qualcosa di meno sarà a discapito tuo, quindi qualcosa che andrai a pagare tu, perché andrai a pagare le imposte su 50.000 euro quando in realtà, nella realtà dei fatti, hai fatto meno e quindi avresti pagato meno imposte con i dati reali. Quindi perché vi dico che ci sarà da analizzare bene, fare una vera e propria consulenza sulla vostra situazione prima di prendere una decisione, perché non è una scommessa, o meglio, sarà comunque una scommessa, ma deve essere una scommessa ragionata sulla base di quello che presumibilmente si prevede di fare nel 2024. E adesso vedremo perché chi è in forfettario è avvantaggiato dal fatto che ha un solo anno di concordato preventivo, ma adesso ci arriviamo. Quindi sostanzialmente, ok, dal 15 di giugno vi arriverà questa proposta del fisco e poi voi avrete una serie di mesi, dal 15 di giugno al 15 di ottobre, altra data importantissima, per poter decidere cosa fare di questa proposta. Quindi dire: ok, sì, fisco, accetto questa proposta, oppure no, fisco, non accetto questa proposta. E attenzione, da quello che è stato detto, dalle informazioni che abbiamo a disposizione oggi, nel momento in cui si dovesse accettare la proposta, beh, si firma la proposta, si è tutti d'accordo e per il 2024 si è a posto. Poi il 2025 vedremo se si andrà avanti, sarà riconfermato per i 2 anni come sembra, o non si farà più niente. Però per il 2024 si è a posto. Se invece al contrario, attenzione, si dice no, le conseguenze non sono da poco, nel senso che se si dice sì, si è come in accordo con il fisco, quindi salvo casi in cui si omettano delle informazioni, adesso vedremo quali informazioni è delicato dare da forfettari per evitare casini, ma salvo che non si facciano casini, quella è la proposta, quello è l'accordo e da lì non si esce, quindi non ci saranno controlli su quello che viene fatto poi realmente, salvo casistiche particolari. Attenzione, non è che si può fare tutto quello che si vuole, però se la situazione è limpida, se non ci sono problematiche, quell'accordo verrà poi rispettato, non ci saranno controlli a posteriori. Al contrario, invece, se si dice no, da quello che è stato detto, si viene inseriti
in delle liste selettive di controllo. Quindi l'Agenzia delle Entrate che cosa dice? Io ti faccio una proposta che è ragionata sulla base dei dati che tu mi hai dato, della situazione economica generale, di tutta una serie di informazioni che io ho e che ho elaborato, sembra forse anche con l'intelligenza artificiale. Quindi una proposta non campata per aria, ragionata. Se tu mi dici no, guarda, io non accetto questa proposta, beh, più probabilmente sarai soggetto a controllo. Quindi andremo a verificare se, ok, mi hai detto di no perché realmente fai meno, oppure mi hai detto di no perché hai qualcosa da nascondere. E allora può darsi che tu rientri in queste liste selettive che abbia una maggior probabilità di controllo. Quindi attenzione che la scelta va fatta, a mio modo di vedere, sul dire sì o no al concordato, su quello che si prevede di fare nell'anno e anche tenendo presente questo discorso, sostanzialmente, che in caso di accordo si è in accordo con il fisco, in caso di disaccordo si entra in queste liste selettive di controllo. 15 di ottobre va presa la decisione, entro il 15 di ottobre. Perché è positivo per i forfettari? Perché mentre per il restante mondo delle partite IVA, che comunque sono incluse in questo concordato preventivo, l'accordo sarà biennale, quindi 2024-2025, ed entro il 15 di ottobre bisognerà decidere il reddito 2024 da concordare col fisco, quindi dire sì o no alla proposta del fisco per il 2024 e per il 2025, quindi per un anno 2024 in cui si sa bene che cosa si sta facendo e per un altro anno invece 2025 in cui c'è un grande punto di domanda e quindi uno dice ma ci sarà la crisi, non ci sarà la crisi, venderò le stesse cose, venderò meno, sarò in forma oppure non sarò in salute, c'è tutta una serie di variabili da valutare, trovate un mio video su questo, sul concordato, sul canale. Ma in chi è invece in regime forfettario ha un vantaggio, perché essendo solo per un anno, quindi solo per il 2024, beh, al 15 di ottobre una idea di massima di quello che si prevede di fare in quest'anno, nel 2024, c'è. Due terzi dell'anno sono andati, mancano due mesi e mezzo, novembre, dicembre e metà ottobre, magari già qualche contratto con i clienti è stato firmato o se siete un'attività commerciale, beh, uno ha già visto più o meno il fatturato dell'ultimo periodo, i costi si sanno quelli che si prevedono di avere, insomma si ha un'idea di massima se si sarà più o meno in linea con la proposta del fisco realisticamente oppure no. Quindi per i forfettari, a mio modo di vedere, questo concordato preventivo è un po' più vantaggioso, non tanto nella proposta, si vedrà quella che sarà la proposta del fisco, ma nella decisione. Quindi devo decidere solo per un'annualità, 2024, che come vi dicevo per la gran parte è già andata, quindi ho già un buono storico su cui andare a ragionare. Però attenzione che se sei una partita IVA forfettaria, se sei un imprenditore o un professionista con il 5-15% di tassazione, entro il 15 di ottobre dovrai prendere una decisione e dovrà essere una decisione, mi raccomando, ragionata. Io lo sto dicendo a tutti i clienti, il concordato preventivo non è uno scherzo, non è una cosa da prendere sotto gamba. Va fatto un ragionamento sui dati storici e soprattutto sui dati previsionali. Dovete buttare giù dei numeri di che cosa prevedete di fare in termini di fatturato da qui in avanti, perché se andate al buio rischiate di prendere una decisione che poi vi può portare a scottarvi le mani, quindi vi può portare a pagare delle imposte che non avreste pagato realisticamente non accettando il concordato. Dall'altra parte invece, non accettare così il concordato a cuor leggero, perché uno dice ma sì, no, non ho voglia di star qui a ragionare, fare, e attenzione che poi vi inserisce in liste selettive e uno dice ok, io non ho nulla da nascondere, certo, però comunque sei maggiormente soggetto a controllo e controllo vuol dire anche tempo da dedicare poi al controllo, e siccome il tempo è denaro uno dice ok, se riesco comunque a trovare una quadra tra tutto questo sarebbe la soluzione ideale. Quindi sostanzialmente, arrivando a noi, quando è che è conveniente per chi è in regime forfettario
aderire al concordato preventivo? Beh, innanzitutto bisognerà vedere le proposte che verranno fatte, perché vi ripeto, quando sto registrando questo video siamo a febbraio e c'è un grosso punto di domanda sulle proposte, quindi che cosa verrà fatto, quello che è l'anno scorso a cui verrà aggiunto il reddito dell'anno scorso, a cui verrà aggiunto mediamente l'inflazione, si terrà conto di quello che è l'andamento Italia, cioè ci sono tutta una serie di fattori, di punti di domanda su cui non si hanno in questo momento risposte. Sarà una risposta, sarà una, un accordo conveniente, sarà un accordo che rientreranno in pochi perché sarà impossibile da raggiungere? Questo è un punto di domanda. Quindi, stabilito che bisognerà vedere la proposta, è chiaro che nel momento in cui dovesse essere, innanzitutto il consiglio che vi do è cercate di arrivare il più in là possibile, quindi se siete in forfettario cercate di arrivare al 15 di ottobre o pochi giorni prima, è inutile prendere una decisione al 20 di giugno, perché sì, ok, siete i primi a firmare questo accordo, però dall'altra parte avete metà dell'anno che non saprete che cosa farete a livello di fatturato e a livello di costi, quindi prendetevi tutto il tempo del caso, mettete giù delle analisi, noi come studio su questo ci stiamo lavorando molto, quindi se avete bisogno info@studioallievi.com, mettete giù un'analisi di convenienza del concordato sulla base dello storico e sulla base del previsionale, di quello che pensate di fare, mettete giù dei numeri. Se poi quello che pensate di fare è in linea o comunque si avvicina molto a quella che è la proposta del fisco, beh, il mio consiglio è accordatevi al momento dalle informazioni che si hanno a oggi. Perché? Perché vi mettete in una posizione di collaborazione con il fisco, ripeto, anche se non avete nulla da nascondere, però anche solo per una questione di tempo da poi dedicare a un accertamento. Se invece siete in una situazione di lontananza tra la proposta fatta dal fisco e quella che invece la vostra situazione reale, beh, allora lì io sono il primo a dire, beh, fermati un attimo, nel senso che non andate a incastrare in una proposta del fisco che è troppo alta rispetto a quello che fai tu, perché poi hai l'ansia per fine anno di dover fare quello, perché sennò vai a pagare più imposte. Al contrario, se avete qualcosa da nascondere, beh, è chiaro che questo accordo tirerà fuori alcuni casi di evasione, quindi lì dovete fare altre considerazioni. È chiaro che speriamo che questo concordato preventivo, se avrà un obiettivo come sembra, sia quello di combattere l'evasione, quindi di far venire fuori dei casi di evasione, quindi attenzione da questo punto di vista. Quindi attenzione, a mio modo di vedere, a valutare bene la convenienza o meno del concordato preventivo. Ultima cosa importante che però non è da sottovalutare: compilazione del quadro RS dei forfettari. E voi direte, ma io cos'è questo quadro RS? Sono un imprenditore, sono un professionista, non sono un commercialista. Beh, ve la faccio breve. Sostanzialmente, come sapete, chi è in regime forfettario non si va a scaricare, a dedurre quelli che sono i costi della propria attività, e quindi molti forfettari si dimenticano di dare al commercialista quelli che sono i costi realmente sostenuti, quindi le fatture di acquisto della vostra attività. Beh, attenzione che la normativa al momento, ripeto, quando sto registrando questo video è il 20 di febbraio, dice che il concordato rischia di essere di decadere, quindi di far crollare tutto, nel momento in cui poi i dati dichiarati non corrispondono a quelli che sono i dati veritieri fatti, tra cui nel forfettario delicatissimo è questo quadro RS, perché in questo quadro vengono messi i costi, per farvela breve, quindi quelli che voi non andate poi a inserire nel calcolo delle imposte. Se però questi costi non sono stati inseriti correttamente perché vi siete dimenticati fatture di comunicare al commercialista, attenzione, che vuol dire che questo quadro RS non è corretto. Se questo quadro non è corretto, rischia di farvi crollare tutto il castello del concordato preventivo, quindi state attentissimi se siete in regime forfettario a consegnare, a documentare, a inserire in dichiarazione dei redditi tutti i dati della vostra attività, precisissimi, bisogna essere precisissimi, perché sennò si rischia di scottarsi anche qui le mani, quindi di fare un accordo che poi rischia di decadere con tutta una serie di sanzioni seguenti. Quindi questo è il consiglio che mi sento di dare se siete in regime forfettario. Per tutti i dubbi, per tutte le domande, scrivetemi nei commenti, io spero di esservi stato di aiuto, vi farò altri video, quindi li troverete sul canale su questo tema, perché secondo me è importantissimo. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.